Ciao a tutti, sono Davide Galanti di Centranet e oggi sono in piacevole compagnia con Anna Rita Pinto di Arp Atelier, che si presenta da sola. Ciao Davide, grazie per avermi invitato. Sì, io sono Anna Rita Pinto, ho aperto questa startup nel 2019, a fine 2019, con l'idea di digitalizzare un settore che è quello del mondo orafo italiano e del Made in Italy d'eccellenza, quindi un obiettivo sfidante. Ma di un po', che cos'è che ti è venuto in mente di scegliere Gesto Online quando ci siamo incontrati? Com'è stata sta cosa della scelta di questo applicativo così un po' particolare per la tua startup? Io cercavo un sistema intanto semplice da gestire e un qualcosa di molto immediato e che potesse essere a supporto delle attività quotidiane per il mio sito e-commerce. Quindi venendo da un mondo industriale, dalla esperienza di operations e avendo avuto a che fare con molti gestionali, ahimè, nella mia vita lavorativa, e ho subito capito che Gesto Online poteva fare al caso mio. Ma che cos'è che ti ha colpito? Non so, qual è la caratteristica di Gesto Online che ti è sembrata particolarmente utile per te? Ma per quanto mi riguarda, io ho visto che la parte, diciamo, di fatturazione, di creazione dei documenti è molto immediata, è molto semplice e poi soprattutto ti dà nell'esecuzione delle attività escono una serie di warning che ti indicano che cosa stai sbagliando, e questo sicuramente è importante. Un altro passaggio che a me piace molto è il fatto che ad ogni passaggio che si fa la parte proprio molto operativa, salvare ogni passaggio, e questo ti permette di relazionarti con un sistema di interfaccia molto semplice e immediato, cioè tu sai che cosa stai facendo, puoi anche eliminare l'errore, tornare indietro e correggerlo. Quindi questo mi dà la sensazione di un sistema molto flessibile. Ma dì una cosa, a livello di formazione, perché Gesto Online ha la pretesa di non costare come startup, se non sbaglio non abbiamo mai fatturato un'ora di formazione, no. E mi confermi, è vero. Ecco, e quindi com'è stata la startup, l'attivazione, l'autoformazione? Ma allora, all'inizio intanto io ho avuto l'affiancamento di uno dei vostri tecnici, di Sara, e quindi già da lì la prima volta io chiaramente volevo sapere, essendo abituata a sistemi molto più complessi, avevo il timore che Gesto Online fosse altrettanto complesso, e quindi per me la paura di sbagliare e di creare comunque una documentazione, la fattura, che ha anche un valore per quanto riguarda il bilancio della mia azienda. E invece mi sono resa conto, affiancata da Sara, che in realtà è molto semplice, quindi è molto immediato, molto intuitivo, e questo mi ha dato la serenità appunto di operare in autonomia. Bene, e quindi arriviamo all'e-commerce. Sì. Dimmi un po' la storia della startup dell'e-commerce, perché è il punto di forza poi di Gesto Online che può comunicare con IVA, anzi che si integra, perché è una integrazione. Com'è stata l'aggancio agli e-commerce? Perché poi tra l'altro tu hai avuto due storie con gli e-commerce, quindi questo mi interessa. Sì, allora io sono partita con intanto lo studio del distretto orafo, la creazione della filiera, lo studio anche del sistema di produzione dei 18 laboratori orafi che lavorano con me. Sono partita inizialmente come una sorta di marketplace italiano, con la società Joy Italian Luxury SRL, creando appunto questo sito e-commerce voleva essere una finestra sul mondo per quanto riguarda l'artigianato orafo. Quindi abbiamo fatto una prima interfaccia del sito joyluxury.it
con Gesto Online, seguito dal primo tecnico della società che, di advertising e di creazione di siti web che mi seguiva, interfacciando esattamente tutti i prodotti e coerentemente con il sito e-commerce, per cui sostanzialmente mi sono trovata due database, il sito e-commerce e il Gesto Online assolutamente coerenti, e questo è stato per me un grandissimo punto di forza. Il secondo passaggio è avvenuto circa 6 mesi fa, quando nell'evoluzione, come da business plan della Joy Italia Luxury, ho creato il secondo brand. Quindi il primo era Joy Italia Luxury, che fungeva da contenitore e quindi da catalizzatore di tutti i laboratori orafi, della maggior parte dei laboratori orafi di Valenza, che appartengono appunto al grosso distretto orafo, il più importante distretto orafo italiano, alla creazione del brand Arp Atelier. Il brand Arp Atelier, che quindi è nuovo e di luglio 2021, aveva un'ulteriore funzione, cioè quello di andare a creare una linea di fashion jewelry completamente custom e assolutamente di design, diciamo, diverso e più innovativo. E così da qui abbiamo creato un secondo sito web, quindi è arpatelier.it, che abbiamo dovuto interfacciare con un sistema, con un Gesto Online che era già partito un anno e mezzo prima e che quindi all'interno aveva già nel suo database una serie di dati molto importanti, tra cui tutta la parte di archivi anagrafica dei clienti, nonché delle fatture emesse e quant'altro. Quindi questi KPI era assolutamente necessario e indispensabile conservarli per il buon andamento e l'evoluzione dell'azienda. È stato, io stessa mi sono meravigliata, perché ho messo in relazione ovviamente i tecnici del secondo step, che non erano quelli del primo, con un archivio contenuto in Gesto Online di cui loro non erano a conoscenza e che non avevano creato soprattutto. E, nell'arco di 4 ore sono riusciti con grande gioia da parte mia a interfacciare, a sincronizzare Gesto Online con il nuovo sito. Quindi devo dire che l'esperienza è assolutamente positiva. Tempo dello switch? Noi ci abbiamo messo 4 ore per fare il passaggio e la sincronizzazione, quindi in una giornata siamo stati operativi conservando tutti i dati presenti con la vecchia sincronizzazione, con il sito precedente. Fantastico, quindi siamo riusciti ad avere un passaggio da un fornitore all'altro, da un portale all'altro. Possiamo anche nominare, no, l'azienda, la Soulgood. Sì. E la Soulgood ha fatto, secondo me, un lavoro, noi non l'abbiamo mai sentito, l'ho sentito credo una volta al telefono, ma giusto per, io gli ho fatto i complimenti, per cui devo dire, loro hanno fatto il loro mestiere. Gesto Online non ha rotto le scatole, c'è un unico punto dove si va a mettere il parametro, la chiave eccetera, e poi spingi il bottone, sincronizza e si, sì, arrangia. Loro si sono trovati a loro agio, probabilmente non hanno avuto bisogno di supporto, e questo per me è la cosa più bella, perché Centranet ha un prodotto di fascia estremamente alta, che è Target Cross. Gesto Online è stata una scelta, adottare qualche cosa per l'azienda, per la startup semplice, che non ha una complessità estrema, ma che vuole spendere zero nella formazione, zero nel tempo di adozione. Insomma, una rampa che di salita che sia dolce la più possibile. Direi che ce l'abbiamo fatta. Le tue idee per il futuro, cosa vuoi realizzare con Arp Atelier? Allora, sicuramente con Arp Atelier la mission è sempre la stessa, quindi quella di internazionalizzare l'artigianato orafo d'eccellenza italiano. L'ulteriore aggiunta che posso fare, l'ulteriore sogno, è quello di creare veramente un brand con i gioielli che sono diventati un accessorio. Quindi oggi per me l'idea del Made in Italy Arp Atelier è creare fashion jewelry, quindi gioielleria italiana che possa essere un esempio di artigianato italiano Made in Italy d'eccellenza nel mondo. Fantastico, grazie ancora
Anna Rita, io questi sono quegli incontri, poi prima abbiamo chiacchierato le tue esperienze in giro per il mondo, questi sono quegli incontri che danno anche gusto al lavoro che si fa. Grazie. Grazie a te Davide, grazie al tuo team per avermi accolta qui da voi. Grazie e a presto.